Alla conferenza stampa di presentazione dei 5 nuovi arrivi in Casa PL c'è anche il presidente Francesco Frannetti, presumo grande soddisfazione per la seconda presentazione, perché prima sono stati presentati i confermati e poi questi nuovi. Esatto, quella di stasera è la seconda serata di presentazioni. Settimana scorsa abbiamo presentato i 5 confermati, stasera presentiamo i 5 nuovi arrivi in PL. Siamo molto soddisfatti, molto orgogliosi dell'arrivo dei nuovi giocatori e soprattutto orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto dal nostro direttore generale Gianluca Petronio e dal nostro coach Marco Cardani che veramente con un lavoro certosino e professionale hanno portato a Livorno quelli che noi riteniamo essere tra i migliori profili per ruolo del campionato. Profili di alto livello, lo ha detto lei, lo sappiamo vedendo un po' il curriculum. Questo fa pensare che la PL voglia fare le cose per bene. Per fare cose per bene, cosa significa? Qual è l'obiettivo di questa squadra? Allora, fare le cose per bene sempre, ovviamente nelle possibilità di delle varie situazioni. Quest'anno noi puntiamo a fare un campionato dove potremo far divertire sicuramente i tifosi che verranno al palazzetto. Poi ovviamente puntiamo a traguardi importanti, che importante vuol dire partecipare ai playoff e poter andare il più lontano possibile nella seconda fase del campionato. Ovviamente la stagione è lunga, è difficile, il campionato è molto più complicato dello scorso anno, quindi bisogna anche essere fiduciosi e sperare di avere fortuna e che tutte le cose vadano per il verso giusto. La squadra è nuova, quindi speriamo che i giocatori si amalgamino al meglio, però l'ambiente è buono e si è creato un ottimo team di squadra. C'è grande entusiasmo per l'arrivo di questo nuovo argentino, Matteo Chiarini, no? Tra l'altro tanti tifosi sono andati addirittura a Pisa a prenderlo. Come siete riusciti a convincerlo a venire a Livorno? Allora, siamo riusciti a convincerlo sotto più aspetti. Uno è quello del tifo, della città di Livorno. Livorno è una piazza molto ambita e conosciuta, abbiamo una tifoseria che in altre piazze non c'è, quindi sicuramente fa attrattiva per un giocatore. Livorno di per sé è una città sul mare, una bella città dove ci si vive bene, quindi è stato un secondo aspetto. Il terzo aspetto è stato quello di avere uno staff tecnico e dirigenziale di alto livello e profilo, quindi di credibilità. Questo ha permesso di avere un'apertura da parte del procuratore e del giocatore e quindi il fatto che poi il giocatore abbia accettato di venire a giocare nella nostra categoria e nella nostra città. Per ultimo, un aspetto sulla questione societaria e del nome, no? Perché da poco avete ufficializzato il nuovo nome del main sponsor, che quindi sarà il nome della prima squadra, sarà Caffè Toscano. Quanto è importante avere alle spalle un'azienda così appunto prestigiosa ed importante anche per la società? È fondamentale sia per il presente che per il futuro. Caffè Toscano è un'azienda anzitutto livornese, di un imprenditore livornese e di un socio della PL. Quindi noi ringraziamo Riccardo Grillo per l'impegno che ha messo nei confronti della società, non solo come impegno suo professionale nell'organizzazione, ma anche economico, diventando il nostro sponsor più importante. Quindi diciamo che penso che alla fine sia stata la soluzione migliore, più bella e sicuramente quella che può garantire un futuro più continuo alla PL. Riccardo Grillo è uno dei soci della PL, ma è anche il titolare dell'azienda Caffè Toscano, che darà il nome alla squadra che militerà nel campionato in Serie B. La domanda che mi viene spontanea è: perché ha deciso di fare questo investimento importante in una realtà altrettanto importante? Innanzitutto, buonasera a tutti. Sì, la mia azienda è un'azienda che tendenzialmente è radicata nell'ambito nazionale, paradossalmente nell'ambito diciamo cittadino è poco conosciuta. Quindi chiaramente oltre alle cose banali, l'amore per l'azienda, per la PL, chiaramente io sono cresciuto nell'ambito giovanile della Pallacanestro Livorno. E ho fatto tutte le trafile che tutti i veri tifosi hanno fatto, oltre che giocare, seguire le prime squadre, i tempi d'oro. No, tra l'altro ci fu anche una promessa con Manolo Burgalassi, mi ricordo, un'estate dove le dicevo se la mia azienda
diventerà abbastanza grande e vorrà aiutare in modo sostanziale la PL. Ecco, diciamo, questo è uno dei tanti motivi per cui abbiamo voluto, diciamo, investire dal punto di vista economico, ma soprattutto la cosa che ci tengo a dire è per far capire alle aziende cittadine, e ce ne sono tante, che investire sullo sport a Livorno è molto importante. Difficilmente, forse mai, c'è stata un'azienda livornese che è diventata main sponsor della Palacanestro, quindi questo ci rende orgogliosi di tutto questo, e spero che questa nostra prima, diciamo, mossa faccia sì che tante aziende che fino ad oggi rimangono nelle retrovie e potrebbero dare una forte mano alla Palacanestro, che ricordo che è molto importante anche a livello sociale, cioè la restituzione di quello che la città ha dato a queste aziende, ritengo che sia fondamentale che questo venga capito un po' da tutti gli ambiti aziendali a Livorno. Questo per quanto riguarda la veste di manager. Adesso spogliamoci di questa veste e parliamo da tifoso. Cosa si aspetta dalla PL prossima avventura? Ma allora, chiaramente quest'anno è un anno diciamo di transizione, c'è stata una fortissima rivoluzione a livello societario, sono cambiati, è cambiato fondamentalmente l'asset di guida dell'azienda. Devo ringraziare Francesco, che ha fatto un grandissimo lavoro, ha avuto fiducia nella nostra azienda, chiedendomi di poter diciamo abbracciare il titolo della società. Quello che vogliamo fare chiaramente quest'anno è quello di cercare di fare un campionato di vertice, però facendo passi, veramente piccoli passi, anche se ritengo che al momento le cose siano state fatte abbastanza bene, soprattutto dallo staff che abbiamo creato. Siamo partiti, diciamo, dalle fondamenta, prendendo un direttore generale che è veramente competente, e questo ci ha permesso di fare i colpi di mercato che siamo riusciti a fare. E niente. L'ultimissima, cosa si prova a sentire chiamare la squadra delle scuole Caffè Toscano PL? Allora, devo dire che ero in vacanza, ero al mare, e il primo articolo che c'è stato che ha nominato Caffè Toscano come main sponsor. Brividi, sì, devo dire brividi, anche perché per me la PL è sempre stata e sempre sarà veramente il cuore. E quindi questo sarà l'inizio, perché poi il palazzetto, quando sentiremo il nome, non ci sono parole. Gianluca Petronio, il direttore generale della PL, la nuova stagione è partita da qualche giorno, lei è stato protagonista, artefice meglio, di una campagna acquisti da copertina. È soddisfatto delle operazioni messe in cantiere? Sì, siamo assolutamente soddisfatti, perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che cercavamo con una certa linearità, stando dentro ovviamente alle condizioni economiche che ci sono state messe a disposizione della società, portando a Livorno quei giocatori che siamo sicuri appassioneranno il pubblico e che corrispondono anche alle caratteristiche, voglio dire, del livornese, del tifoso che si esalta di fronte anche a bei comportamenti dei giocatori in campo. Senta, sono 5 nuovi acquisti, vengono presentati proprio in questa splendida location. Qual è stato più difficile da convincere a venire a Livorno? Nessuno è stato difficile a convincere a venire a Livorno, se non per la categoria, perché in realtà tutti quanti ci hanno scelto come prima scelta nel momento in cui gli rimaneva la Serie B. Tutti i nostri giocatori chiaramente ambivano a giocare nella categoria superiore. Questo ha richiesto un po' di tempo, un po' di pazienza per aspettarli al varco, e alla fine ci sono caduti in mano. Senta, non può mancare, essendo in avvio di stagione, la classica domanda su quali sono gli obiettivi. Non mi faccia Ponzio Pilato e provi un pochino a sbilanciarsi.
No, indubbiamente fin dal primo giorno, ma già nella mia conferenza di presentazione mi è stata fatta la stessa domanda. La società ha detto, non solo a me ma anche all'allenatore, che vuole fare meglio dell'anno scorso. Mi sembra che fare meglio dell'anno scorso vuol dire arrivare in fondo. L'ultimissima sarà un campionato indubbiamente molto più qualitativo dell'anno scorso, con tante formazioni che hanno speso per mettere su un roster importante. Grazie della domanda, perché completa la mia risposta. Ovviamente si può fare meglio dell'anno scorso solo se si riesce a capire la difficoltà del campionato, perché non è il campionato l'anno scorso a 64 squadre dove già in partenza ce n'erano 20 che si autoretrocedevano, visto il grande numero di tagli che ci sarebbe stati da 64 a 36 squadre, capite quante ne sono retrocesse. Questo è un campionato molto equilibrato dove tutte le squadre hanno chiaramente ora lo stesso obiettivo, vincere in casa, non lasciare punti. Campi saranno molto caldi, ovviamente noi partiamo dal presupposto che il nostro sia il più caldo di tutti. Coach Marco Cardani, al termine della campagna acquisti, iniziata la preparazione già da qualche giorno, tanti giocatori che hai scelto e che hai voluto, questo sicuramente ti dà anche tanta responsabilità. Sì, dicevo alla squadra che quando un allenatore ha l'opportunità di incominciare la seconda stagione consecutiva all'interno dello stesso club, intanto è fortunato, perché di questi tempi chiaramente le panchine cambiano in maniera frequente. A parte le battute, chiaramente l'opportunità di iniziare avendo finito all'interno dello stesso club ti dà l'opportunità di provare a migliorare il materiale umano che hai a disposizione, sia in termini di squadra, di giocatori, parco giocatori, sia in termini di staff. E la stagione dello scorso anno aveva chiaramente dimostrato che la squadra era competitiva, ma probabilmente gli mancava qualcosa per arrivare fino in fondo. Col fatto che chiaramente il campionato di quest'anno sarà ancora più impegnativo, sarà più competitivo, avevamo la necessità di fare questo ulteriore step di miglioramento sia per quanto riguarda i giocatori che per quanto riguarda lo staff. A proposito dei giocatori, ho avuto l'opportunità, grazie al club, di portare a Livorno due ragazzi che ho già allenato, di cui ho grande stima come professionisti e che sicuramente per quella che è stata la loro carriera più di A2 che di Serie B, come Pagani e Laganà, ci daranno sicuramente un grande contributo tecnico e fisico per salire di livello. Per quanto riguarda i giocatori che ovviamente non avevo avuto l'opportunità di allenare, però sono ragazzi che abbiamo fortemente voluto, erano i primi della nostra lista per il ruolo, quindi Max Ferraro, Matteo Chiarini e Giorgio Manna sono giocatori che abbiamo voluto fortemente e in cui crediamo molto. Senti, un roster profondo che diventerà ancora più tale con il rientro in corso d'opera di Federico Loschi. Può essere un'opportunità oppure a livello di rotazioni può diventare un problema? Sicuramente può essere un'opportunità se questo roster verrà sfruttato nel modo giusto. Intanto se tutti i ragazzi capiranno quello che è il loro ruolo, capiranno che il non giocare 30 minuti come avrebbero fatto magari all'interno di una squadra un po' più corta può essere un'opportunità in termini di intensità, di energie che possiamo spendere in campo difensivamente, a rimbalzo, nell'esecuzione offensiva. E ovviamente se avremo la capacità, trovandoci null'altro, conoscendoci il prima possibile, soprattutto con i giocatori nuovi, nell'avere all'interno della partita costantemente degli interpreti diversi, perché chiaramente quando si hanno pochi giocatori a disposizione si va sempre da quelli, quando si hanno più alternative come abbiamo noi si va dai giocatori che producono maggiormente all'interno di quel momento, all'interno di quel possesso, all'interno di quella partita. Quindi sarà nostro compito come staff tecnico capire quali saranno i quintetti più produttivi all'interno della partita, fare delle scelte anche dolorose nel far sedere magari giocatori importanti per nome, per blasone, per carriera, ma che in quel momento devono far posto a un giocatore che sta facendo meglio di loro. Ultimissimo, voglio solo un numero, da 0 a 10 quanto sei soddisfatto del roster che hai a disposizione? Io penso che non si può mai dare il voto. Doveva essere solo un numero. Esatto, penso che
il 9 possa essere il termine giusto, e la non eccellenza la do soltanto perché chiaramente nessun allenatore conosce il livello di questo campionato, essendo un campionato totalmente nuovo che non esiste da parecchi anni di B1 e a cui è stato aggiunto comunque l'opportunità di firmare un giocatore straniero comunitario, quindi è un campionato nuovo che non conosciamo. Per quanto riguarda la nostra squadra, sono convinto che sia una squadra completa in tutti i ruoli, e poi chiaramente all'interno della stagione l'aggiunta di Federico ci darà ulteriormente qualità, ulteriormente esperienza. Matteo Laganà, di padre in figlio la tradizione PL, tu hai fatto durante l'estate un video nel quale indossavi, se non sbaglio, una maglia indossata a suo tempo da tuo padre, no? Sì, ho fatto il video di presentazione per i tifosi con pantaloncini e maglietta di mio papà. Sono onorato di essere qui, è una società super, sono contentissimo. Poi vedere tutta questa gente qui apposta per noi è un qualcosa di bellissimo, mi motiva tanto, anche perché io sono uno che viene purtroppo da due retrocessioni consecutive, però era una situazione abbastanza complicata, però sono qui oltre a fare bene per la maglia, per la PL, per la società, sono qui anche per fare bene, per rilanciarmi come giocatore. Senti, cosa ti ha detto papà? Papà mi ha detto che è una piazza bellissima, che si vive benissimo, che diciamo che è una Reggio Calabria del Nord. Mi sento già a casa, sono qui da una settimana, sono arrivato anche prima di alcuni miei compagni perché essendo in Reggio Calabria il viaggio è un po' più lungo, quindi sono partito prima. Incontrare i tifosi, la gente per strada che mi carica, che mi motiva così tanto, è solo un motivo di orgoglio per me. Massimiliano Ferraro arriva da Iesi a Livorno, grande entusiasmo, l'abbiamo visto dalle tue prime parole, un tiratore dalla mano calda. Sì, sicuramente posso dire che è la mia caratteristica principale. Arrivo da Iesi, appunto, dove è una società storica, con un gran passato, con un bell'ambiente purtroppo un po' trascurato negli anni. Quindi per me arrivare qui e incontrare tutta questa gente, tutto questo supporto, questa tifoseria è una cosa a me quasi sconosciuta. Non posso essere che contento, felice e carichissimo per iniziare questa nuova avventura insieme a tutti quanti voi. Quanto ha influito proprio il caldo pubblico di Livorno ed in particolare della PL nella tua scelta di venire qua in terra labronica? Sicuramente tanto, perché i video sulla tifoseria, sulla curva ne girano parecchi, girano parecchie foto, ed essere sincero, a vederle tutte ho detto ok, sono pronto a questo pubblico, sono arrivato qua, ho detto ok, non sono pronto a questo pubblico, quindi per me è veramente bello, bello, incredibile, indescrivibile quasi. È un po' una stagione fondamentale anche per il proseguo della tua carriera, no Massimiliano? Sì, sicuramente è una stagione per la mia crescita personale fondamentale in questa tra virgolette nuova categoria, anche se si è già vista molti anni fa. Sono qui per crescere personalmente, sono qui per dare tutto il mio contributo alla squadra e per raggiungere i più alti obiettivi possibili. Spero un giorno di vedere questa società, questa città nella Lega in cui merita di stare. Giorgio Manna, uno dei giovani in casa PL, arriva da una stagione nella quale comunque ha giocato diversi minuti in questa serie. Cosa ti aspetti da questa esperienza a Livorno? Ma sicuramente di crescere tantissimo con coach Cardani, e anche mi aiuterà tanto allenarmi e giocare comunque tutto l'anno con giocatori esperti che comunque hanno assaggiato campi di A2 e comunque sono esperti di questa categoria. Sono una squadra molto giovane, io sono più degli altri giovane, però cercherò di mettercela veramente tutta per guadagnarmi minuti in campo e guadagnarmi rispetto ai miei compagni, che comunque è da guadagnare. Quindi non vedo l'ora che sia il 9, non vedo l'ora di giocare anche l'amichevoli soltanto, e quindi niente, sarà una bella avventura. Lei è cresciuta, se non ricordo male, nel settore giovanile della Fortitudo, no? Che ha una delle tifoserie più calorose d'Italia. Si può fare, non soltanto per i colori sociali, un parallelo tra la tifoseria della F bolognese e quella della PL? Sì, come anche appunto me ne hanno parlato in tanti, che la PL è la squadra del popolo, come anche appunto la Fortitudo, quindi mi aspetto lo stesso calore. Ovviamente quest'anno sarà diverso rispetto agli anni in Fortitudo, visto che lì ero l'under che non entrava mai, mentre invece quest'anno spero di essere comunque nel mio piccolo protagonista di questa grande stagione. Comunque sì,
Bologna e Livorno sono due città molto calde, a prescindere anche soltanto dallo sport, ma anche come gente, quindi non vedo l'ora di assaggiare quest'aria, comunque respirare quest'aria di casa, comunque, che già vedo le prime settimane. È una città molto, molto affiatata comunque con i giocatori e niente. Uno dei nuovi arrivi della PL più apprezzati è sicuramente Giordano Pagani, un giocatore che in B ha già fatto la differenza lo scorso anno con Rieti, al di là della conclusione nefasta del campionato dei Teatini. Con quale spirito arrivi a Livorno? Con la voglia di migliorare il più possibile e di riuscire a creare qualcosa e a portare a casa qualcosa. C'è grande aspettativa in città per le tue prestazioni, anche per quelle della squadra, c'è una grande tifoseria, presumo che sia stata la prima cosa che ti ha colpito al tuo arrivo a Livorno. Sì, allora quando ho parlato con Cardani, stavamo parlando così e mi ha mandato delle foto e mi ha detto: questo, se vieni qua, è quello che ti aspetta e voglio vedere quanta gente ci sarà, quanto casino ci sarà super, vedremo. Lo vedrai subito, perché tra 15 giorni c'è il derby, una partita che è molto sentita e che, secondo il mio punto di vista, correggimi se sbaglio, influisce anche un po' sul percorso quantomeno mentale della vostra preparazione. Sì. Noi daremo tutto, anche perché in campo si va solo per vincere. E questa partita è sentita, quindi si dovrà dare di più. Questo è. Grazie, ti vedo emozionato. Sì, sono abituato. Non... Ma a Livorno non così. A Livorno funziona così, eh. La verdad que quería venir a Italia por una decisión personal mía y de mi novia. Queríamos venir a vivir acá y la mejor opción que tuvimos fue la de PL Livorno. Ascoltiamo la traduzione di Alessandro Lazzarini, il collega. La decisione è maturata perché sia io che la mia ragazza volevamo venire a vivere in Italia e l'opzione migliore è stata quella della PL Livorno. Da argentino, ci sono stati grandi cestisti argentini, il tuo idolo? Mi idolo è Manu Ginobili in Argentina. Questo posso darlo anch'io, Manu Ginobili è stato il suo idolo. L'ultimo è stato accolto con grande entusiasmo. Quanto ha fatto piacere questa accoglienza da parte della tifoseria piellina? No, estoy muy feliz, la verdad que me tratan excelente aquí en Livorno, la ciudad es hermosa, la gente es muy, muy apasionada y estoy muy feliz de haber fichado en PL. Sono molto felice di aver firmato alla PL, l'accoglienza è stata eccezionale, la città è molto, molto bella e la gente è molto calorosa, passionale. Bene, adesso lo faccio io, ci provo. Benvenuto. Lascerò la parola.